La Chiesa non andrà avanti, il Vangelo non andrà avanti con evangeli noiosi, amareggiati. Soltanto andrà avanti con evangelizzatori gioiosi, pieni di vita. La gioia nel ricevere la parola di Dio, la gioia di essere cristiani, la gioia di andare avanti, la capacità di fare festa senza vergognarsi e non essere come questa signora Micol, cristiani formali, cristiani prigionieri delle formalità.